The final speaker of this part of the section before we have a little break, please welcome Mr. Daniel Scalea, who is the president of the Florence based Centro di Studi Politici e Strategici Machiavelli and is actually the co founder and co editor in chief of the Italian journal Geopolitica. Today he will elaborate on the new Italian government policies on immigration. Please welcome him. Good afternoon. I'm going to deliver my speech in Italian, both to spare my very poor English, and also because you know I'm the only, only Italian speaker in these three days. I would like to honor my native language, as many speakers, especially French, in last in past days, did. come si diceva nell'introduzione, io spiegherò un po' che cosa ha fatto il governo italiano per uscire. A eh, fermare quello che era una travolgente immigrazione verso il nostro paese. Spero anche in questo modo il nostro amico brasiliano includerà la prossima volta l'Italia nell'asse dei virtuosi. Come potete vedere, partiamo dal 2010, quindi siamo subito prima, l'anno precedente a quando c'è. La caduta di Gheddafi su iniziativa di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, il conseguente esplodere della violenza in Libia, all'epoca poco più di 4.000 persone, questi sono solo gli arrivi via mare che prendiamo in esame. Si arriva negli anni seguenti a un picco di oltre 180.000 persone in un singolo anno, solo via mare, poi ci sarebbero anche quelli via via terra. Questo perché il governo di allora, un governo di centrosinistra, decise di abbracciare questa dinamica, di agevolarla. La Marina italiana all'epoca fu inviata sulle coste, presso le coste libiche per aiutare i flussi migratori. Questo fino al 2017, ci fu una forte reazione come potete immaginare da parte della popolazione italiana. La preoccupazione da parte delle forze dei partiti di sinistra di perdere consensi, come poi effettivamente è avvenuto, li spinse a uh, alcuni aggiustamenti dal punto di vista politico. Nel 2017 c'è un calo, il 2018 invece è l'anno in cui c'è il cambio di governo. Dal primo di giugno c'è un governo, come immagino tutti sappiate. Eh, che è spesso chiamato populista, che unisce un eh, movimento di difficile definizione come il Movimento 5 Stelle con un, movimento, un partito di destra che è la Lega. E il calo è molto significativo. Nel giro di due anni passiamo da più di 180.000 arrivi via mare a poco più di 20.000. Per anni è stato ripetuto che le immigrazioni non si possono fermare, che sarebbe stato impossibile farlo. Questa è la dimostrazione che invece era possibile, è possibile non solo in Ungheria, non solo in Ungheria che c'è riuscita tra 2015 e 2016, eh, ma l'Ungheria lo sappiamo è un paese continentale, ha un confine solo terrestre. Da noi si diceva che gli ungheresi ci sono riusciti ma l'Italia non può farlo perché l'Italia c'è il mare, non puoi costruire il, eh, dei muri in mezzo al mare. Siamo riusciti in ogni caso a farlo con altri metodi che ora spiegherò eh, brevemente. Questo intanto è parziale del 2019, quindi il confronto dal eh, periodo dal 1 gennaio al 19 di marzo, gli arrivi nei tre anni, quindi potete vedere che la tendenza ormai va verso un quasi completo azzeramento di questi arrivi illegali via mare di, eh, di migranti in Italia. Una prima azione decisiva è stata quella relativa proprio al comportamento delle navi italiane. Come accennavo, il governo di sinistra aveva deciso di eh, coprire con la Marina italiana anche la zona, le zone SAR, search and rescue, della Libia, che aveva rinunciato alla propria cedendo a Malta, ma visto che Malta essenzialmente non la copriva a sua volta, il governo italiano aveva scelto di prendersi il carico di tutte e tre le zone SAR, italiana, maltese e libica. Il risultato è che eh, si arrivò al massimo dei flussi migratori perché le navi militari italiane andavano di fronte alla costa libica, i trafficanti che avevano capito perfettamente come funzionasse. Eh, facevano partire quando vedevano le navi italiane che eh, ovviamente dovevano immediatamente prendere e soccorrere i migranti e portarli in Italia, anzi è stato anche un notevole guadagno dal punto di vista finanziario per i trafficanti perché dal momento che non dovevano più raggiungere una zona di mare prossima alle coste italiane ma dovevano allontanarsi solo di poche miglia, eh, hanno iniziato a non, non usare più i pescherecci, ma usare dei gommoni, quindi di, di gomma, che venivano, questo l'ha detto anche Frontex, ordinati dalla Cina, quindi a basso costo, era sufficiente che facessero poche miglia. In questo periodo, non l'ho portata, portata purtroppo, ma eh, c'è una simpatica vignetta che è stata pubblicata in Italia dove si vedeva una madre libica sulla costa libica con dei bambini che giocano in acqua e gli dice non allontanatevi troppo se non vengono gli italiani e vi portano in Italia. Questa era un po' la situazione che si era venuta a creare. Quando c'è stato il ritiro della Marina italiana la situazione non è cambiata immediatamente perché eh, sono state sostituite no, i militari italiani dalle ONG. Le barche dell'ONG. Questi sono alcuni dei eh, tracciati negli anni in cui più navi delle ONG erano operative, e vi mostrano dove avvenivano questi soccorsi in mare. Ora, considerando che eh, ci sono, sono in corso anche delle indagini in Italia su questo, abbiamo dei rapporti ufficiali di Frontex che hanno parlato. Eh, sono state mostrate nel corso di queste indagini, nell'ambito di queste indagini in Italia, alcune prove indiziarie anche relative al fatto che eh, esistevano contatti telefonici anche tra alcune ONG e eh, trafficanti libici, ufficialmente per dare l'allarme e quindi permettere di soccorrerli, ma quando si arriva che vengono caricati a pochissime miglia dalle coste, non stiamo più parlando di un salvataggio, ma stiamo parlando di un traghettamento da una parte all'altra del Mediterraneo. Quindi il ministro Salvini ha deciso che questo tipo di comportamento da parte dell'ONG si configurasse di fatto come un uh, aiuto all'immigrazione clandestina, non più come dei salvataggi in mare, e ha iniziato a chiudere i porti a queste, a queste navi. Considerate anche che una direttiva molto recente di pochi giorni fa ha stabilito che se una nave di una ONG effettua un salvataggio in una zona SAR di un altro paese, poniamo la Libia, quindi sotto il coordinamento delle autorità libiche. Ma non ascolta le autorità libiche che gli chiedono di portare le persone salvate presso il proprio paese, ma si dirige verso l'Italia, non si può più considerare questa un'azione legittima, ma va appunto considerata un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La terza misura fondamentale che è stata presa è stato un cambiamento a livello di legislazione in Italia. Eh, sapete che la concessione dello status di rifugiato dell'asilo politico dipende dalla Convenzione di Ginevra ed è molto ristretta. L'Europa, che al di là di quello che dicono eh, alcuni attivisti di sinistra, non è assolutamente eh, ostile a, ad aiutare le persone in difficoltà, ha aggiunto anche una protezione sussidiaria. Quindi anche chi non ha diritto all'asilo politico può ricevere questa forma di protezione sussidiaria. In Italia e anche in altri paesi c'è una terza tipologia. Chi non ha diritto a asilo politico non ha diritto alla protezione sussidiaria, può lo stesso avere diritto alla protezione umanitaria. La particolarità dell'Italia è che veniva utilizzata in maniera molto abbondante, coloro che ricevono, qui lo vedete negli anni passati, coloro che ricevono la protezione umanitaria erano molti di più di coloro che avevano lo status di asilo politico e la protezione sussidiaria. Il ministro Salvini con un decreto apposito è andato a ridefinire quelle che sono le effettive possibilità di ottenere una protezione per motivi umanitari e potete vedere che il calo è stato, è stato netto. Di contro sono aumentate invece le concessioni di asilo politico e di protezione sussidiaria, cioè si stanno aiutando più persone che effettivamente hanno bisogno togliendolo a chi, ha, eh, a chi ha minore necessità. Questo ha avuto non solo il risultato di diminuire nettamente gli sbarchi portandosi quasi a un azzeramento. Ma sono diminuite anche le morti in mare. Queste sono quelle certificate dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nel Mediterraneo centrale. Potete vedere che siamo al minimo, al minimo registrato dal 2017. Se vogliamo vedere anche i dati che riguardano tutto il Mediterraneo, tra il 2015 e il 2017 ogni anno morivano 3.000 persone nel Mediterraneo, con una punta del 2016 di 5.000. Ci sono dei critici a proposito di questo che dicono che eh, è vero, sono diminuiti i morti in mare, però se guardiamo la percentuale rispetto a coloro che, sono, che hanno preso in mare e che sono arrivati, la percentuale è più alta. Questo da un punto di vista statistico può anche essere vero, però una persona o è viva o è morta, non può essere al 60% viva, al 40% morta una singola persona. Il fatto, quello che è un fatto, è che delle persone, qui vediamo 200 grossomodo, che eh, con eh, i ritmi dello scorso anno sarebbero morte, adesso sono ancora vive. Quindi, anche da questo punto di vista, le politiche italiane stanno avendo successo. L'ultima critica che viene mossa è questa: le persone non muoiono in mare, però devono restare in Libia dove vengono eh, maltrattate, uccise, eh, torturate o subiscono altri tipi di maltrattamenti. A questo proposito dobbiamo prima di tutto notare che quasi nessuno di coloro che da Libia vengono verso l'Italia sono libici. Si tratta praticamente in quasi tutti i casi di persone di altre nazionalità che vanno volontariamente in Libia. Spesso anche persone che magari effettivamente fuggono da situazioni di persecuzioni passano per altri paesi sicuri e proseguono verso la Libia per arrivare in Europa. Ieri ne parlava il professor Beck, questo potrebbe configurarsi anche come una, diventare da, da possibile rifugiato un migrante economico, perché se hai bisogno solo di protezione puoi fermarti nel primo paese che ti accoglie non andare fino in Libia, ma se la Libia è effettivamente un paese così pericoloso come viene descritto, allora la politica italiana di rendere più difficile gli sbarchi di coloro che partono dalla Libia è una politica positiva, perché nessun eh, africano, nessun asiatico avrà più il motivo di andare in Libia che un paese pericoloso se tanto da lì non può raggiungere l'Italia. Tant'è vero che le statistiche più recenti ci mostrano che la Libia, che prima eh, era il porto di partenza per più della metà dei di coloro che cercavano di sbarcare in Italia, adesso conta per meno della metà. Però c'è anche un'ultima cosa che vorrei sottolineare. Questo è una, eh, un report del, sempre dell'Organizzazione Internazionale sulle Migrazioni, siamo nel 2017. Ora, visto che l'Organizzazione internazionale sulle migrazioni viene presa come fonte affidabile quando si tratta di calcolare i morti in mare, i morti in mare quasi sempre si basano su testimonianze, non vengono recuperati i corpi. Prima parlavo di 153 morti nel Mediterraneo centrale, i corpi effettivamente ritrovati sono 31. Gli altri si basano su testimonianze raccolte da questa organizzazione che li ritiene affidabili e quindi dà l'ufficialità a queste cifre. Secondo la stessa organizzazione, nel 2017, il 58% dei, di coloro, dei migranti che si trovavano in Libia, diceva che la sua meta definitiva del proprio viaggio era la Libia. Non era l'Italia, non erano altri paesi, ma che voleva effettivamente stare in Libia, vivere in Libia. Ora, non so come siano i media e i giornali in Ungheria, però da noi in Italia. Eh, abbiamo frequentemente commentatori e giornalisti che, ci, che parlano della Libia come di un paese in cui sta avvenendo un nuovo olocausto e dicono che gli immigrati i migranti sono come gli ebrei durante il nazismo, questo è quello che viene detto da noi. Ora io credo, potremmo immaginarci che nel 1942, nel 1943, se fosse stato fatto un sondaggio da una fonte affidabile tra gli ebrei in Europa avrebbero detto: Più della metà avrebbe detto, Noi desideriamo andare nella Germania nazista? Evidentemente non sarebbe stato il caso. Questo dimostra che, se sicuramente la Libia non è un paese dei sogni, le descrizioni che adesso vengono fatte a livello mediatico sono delle descrizioni di eh, puro terrorismo che servono a condannare l'Italia, a cercare di favorire il proseguimento dei traffici di migranti verso l'Europa. Arrivando alla conclusione, perché sono l'ultimo eh, speaker prima della pausa caffè, terzo giorno, quindi so che l'unico vostro desiderio è che finisca al più presto. Io vi dirò che eh, nei giorni scorsi abbiamo visto tante, eh, tanti interventi sulla demografia, tante previsioni demografiche. Ne voglio aggiungere una che riguarda l'Italia che è stata fatta dal Centro Studi Machiavelli che rappresento, basandosi su stime e dati ufficiali dell'Istituto dell di Statistica Italiano, quindi non su dati inventati, per il 2065, secondo queste previsioni, che sono state fatte prima dell'arrivo della Lega e di Salvini al governo, entro il 2065 l'etnia italiana non sarà più quella maggioritaria in Italia, non sarà, sarà minore del 50% sul complesso della popolazione in Italia. Ora, eh, è chiaro che queste trasformazioni così grandi, così veloci, non possono farci pensare che ci sia una possibilità di integrazione diffusa, tantomeno una possibilità di assimilazione diffusa. Ma l'abbiamo già visto in tanti paesi, l'abbiamo visto in Francia, in Gran Bretagna. I problemi che ci sono anche con le seconde e le terze generazioni, proprio perché lì c'è stata un'immigrazione di massa che non ha permesso nessun tipo di assimilazione. Nel caso dei britannici, loro nemmeno ci hanno provato a farla. I francesi in teoria avrebbero voluto farla, ma non ci sono riusciti. Questi problemi sono eh, gli attentati terroristici? Le rivolte di alcune periferie, le cosiddette no-go zone, eh, le corti in cui si applica la Sharia. In Gran Bretagna ci sono dei tribunali riconosciuti dallo Stato in cui viene applicata la Sharia. Ecco, io credo che la politica che ha condotto il nuovo governo italiano è quella che sta permettendo all'Italia di evitare per adesso tutte queste cose, e penso che sul lungo periodo potrebbe evitare anche a tanti altri paesi europei di dover fare la stessa fine di chi invece ha accettato l'immigrazione di massa e il multiculturalismo. Grazie.